È stata celebrata ieri sera da Don Michele Totaro nella chiesa della Santissima Annunziata in piazza Umberto I a Sala Consilina la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, protettrice dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia religiosa si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, politiche, religiose e militari. Particolarmente toccante è stato il discorso fatto al termine della funzione religiosa dal tenente Emanuele Corda, arrivato da pochi mesi al comando della compagnia di Sala Consilina. Per il nuovo capitano questa è stata una delle prime uscite ufficiali e nel suo discorso ha rivolto un pensiero particolare a tutti i caduti dell'Arma ed agli orfani. Nell'Arma il culto della Virgo Fidelis iniziò subito dopo l'ultimo conflitto mondiale. La Vergine, patrona dei carabinieri, è rappresentata in atteggiamento raccolto mentre legge in un libro le parole profetiche dell'Apocalisse. Sii fedele sino alla morte. La scelta della Madonna Virgo Fidelis come celeste patrona dell'Arma è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la patria, è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che ha per motto nei secoli fedele. L'8 dicembre del 1949 Sua Santità Pio XII proclamava ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre.